Alleluia. Buonasera, cari fratelli, sorelle, e voi amici, voi parenti, simpatizzanti. Ho veramente nel cuore di salutarvi tutti quanti perché, alleluia, in questi ultimi tempi così difficili e malvagi che questa umanità sta passando, ha tanto bisogno di questo amore che proviene dal cielo. Alleluia. Eccoci di nuovo. E veramente ho nel cuore di cominciare, diciamo, questa serie di meditazioni che ho già intrapreso da un po' di tempo per la misericordia del nostro Signore affinché possa essere rivelata ancora al nostro cuore, alla nostra mente, alleluia, le cose ancora profonde che Dio ha già preparato per noi affinché li possiamo sapere, possiamo cominciare a viverli, alleluia, per poter rimanere dentro nel cammino. Allora è importante, alleluia, a meditare seriamente su questi argomenti perché, me lo confesso, non sono i miei pensieri, non sono pensieri umani, ma sono veramente guidati dallo Spirito Santo. Allora per i fratelli non ho bisogno di spiegare cos'è e qual è la potenza dello Spirito Santo e qual è lo scopo dello Spirito Santo, perché lo sanno già me e voglio spiegare per chi magari ancora è nuovo e sente per la prima volta. Noi possiamo svolgere tutto ciò che stiamo facendo solo per la grazia dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo scese e prese dimora nella nostra carne. Questa carne è mortale. Allora la parola di Dio confessa che un giorno tornerà ad essere polvere perché è fatta dalla polvere. Però ciò che è dentro l'anima, alleluia, tornerà a Dio. Allora, ora vediamo che un gran cambiamento è successo nella vita dell'uomo quando venne lo Spirito Santo, alleluia. È una cosa meravigliosa. A volte è anche inspiegabile perché non ci sono parole per poter spiegare come opera, con quale potenza, alleluia, con quale pace, con quale ordine, alleluia, agisce e adopera lo Spirito Santo nella vita dell'uomo. Però, comunque sia, queste meditazioni che abbiamo fatto fino ad ora, io spero tanto nel Signore che a qualcuno li hanno servito per poter veramente identificare in quest'opera così meravigliosa, unica e potente che Cristo ha compiuto sulla croce. Io lo conoscevo l'opera di Cristo per modo di dire, di sentire, perché non avevo questa formazione completa dalla parte della parola di Dio e dello Spirito di Dio, allora per poter comprenderlo, ciò che veramente è successo. E questa cosa qua, questa mancanza di conoscenza a me mi ha privato di viverlo tale vita per molto tempo. Però io ringrazio e do lode e gloria al mio Signore perché è giunto l'ora che Lui ha aperto i miei occhi per mezzo della parola di Dio, alleluia, per mezzo della Bibbia, della Sua parola che, alleluia, ha una potenza inimmaginabile. Ha una potenza inimmaginabile, tanto vogliono competere su questo argomento. Tanti dicono che la Bibbia non è la parola di Dio, tanti dicono che la Bibbia non è l'unica verità, tanti dicono che la Bibbia è stata scritta dagli uomini. Ebbene, proviamo ad accettare tutte queste ipotesi. Alleluia. Però dobbiamo adesso pensare quale di queste ipotesi possa aiutarci noi per poter entrare nella vita eterna, perché lo scopo di tutto ciò che noi abbiamo elencato, anche se tutti sono erranti, perché ciò che rimane in piedi, forte, ancora santa e immacolata, è la parola di Dio di tutto ciò che abbiamo elencato prima, perché il Vangelo ha scritto il nostro Dio e la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Allora, se noi un giorno raggiungeremo in quest'area della nostra vita che avremo necessità di credere, allora io non posso obbligare nessuno a credere,
anche se invito tutti a credere, alleluia. Se un giorno questa succederà nella tua vita, sappia perché solo la parola di Dio può portare in te la verità, come lo ha fatto nella mia vita e lo ha trasformato interamente, non parzialmente, non una parte, non ha riparato la mia vita, lo ha trasformato. Allora, questa vecchia che esisteva lo ha messo alla morte. E ha fatto di me una vita nuova. Alleluia. Allora la carne è rimasto lo stesso di ieri, io ho la stessa faccia di ieri, però io non ho lo stesso parlare di ieri. Io ho le stesse mani di ieri che facevano il male, ma le mie mani oggi non fanno più il male. Io ho gli stessi occhi di ieri fisicamente, esternamente. Ma i miei occhi non fanno più il male, non desiderano più la cosa degli altri, la dona degli altri, il denaro degli altri, la benestante degli altri. I miei occhi oggi sono santi, alleluia, non per merito mio, ma per merito di colui che è disceso a vivere dentro di me. E il Signore dice che io non abiterò più nei templi fatti dal mano dell'uomo, ma abiterò in mezzo a voi nei vostri cuori. Voi mi sarete figli, dice la parola di Dio. E io vi sarò padre. Alleluia. E io sono come questo figlio prodigo che dopo aver fatto tutti i torti del mondo, mi sono ricordato che c'è un padre che mi ama. C'è un padre che mi ama e alla casa del padre mio il servo vive come un re. E io mi strisciavo per le strade del mondo, dietro al peccato, dietro a alla menzogna, dietro ai piaceri della carne, ma grazie siano reso a Cristo, alleluia, che è morto ed è risorto per me. E io lodo e glorifico il mio Dio, il mio Signore, il mio Salvatore, alleluia, che faccio difficoltà a separarlo. Faccio difficoltà a separarlo, magari come tanti sono abituati. Il mio Dio, il mio Signore, il mio Salvatore è uno. La Bibbia dice che è uno, il mio Dio è il mio Signore, il mio Signore è il mio Salvatore. Allora il mio Dio è il mio Salvatore, alleluia. Allora dico questo prima di cominciare questa meditazione, perché ho letto alcuni commenti e ringrazio il Signore perché è meglio che noi ci esprimiamo, che può darsi per mezzo anche dei pensieri erranti a volte. Il Signore ci vuole correggere. Allora, volevo subito fare un paragone dell'uomo che è guidato dallo Spirito e l'uomo che è guidato dalla carne. Allora, la parola di Dio nella lettera ai Galati parla di due opere. Allora, le opere della carne e le opere dello Spirito. Allora, voglio subito leggere solo, elencare due aspetti che sono elencati nelle opere della carne, che tanti cristiani oggi li stanno vivendo. Sembra strano, ma è vero. Purtroppo è vero. E adesso ve lo dimostro. Tanti cristiani li stanno vivendo queste opere della carne. Alleluia. Mi è stato chiesto, non lo so, con ordine, con la rabbia, con odio, con gentilezza, con amore. Ho fatto un po' fatica a capirlo questo commento, che mi fu chiesto di ravvedersi. Allora, io vi confesso, come ho detto anche le altre volte, io non ho l'intenzione di contendere e competere con nessuno che è smarrito dietro alle dottrine umane. Io ho una dottrina sola, è la parola di Dio. E rimarrò fedele a questa dottrina. Tutta la parola di Dio dall'inizio alla fine è una dottrina sola, è un'unica dottrina. Allora, oggi noi vediamo e sentiamo dire che tante dottrine sono diffusi. Uno è così, uno è cos'ha, unitariani, trinitariani, una volta salvati per sempre salvati, pre-tribolazione, dopo tribolazione, vedi. Ognuno ha fatto una dottrina secondo quello che piace. Quando
noi dobbiamo sapere che il nostro maestro non ci ha insegnato nulla di questo qua. Non ci ha insegnato. Ha descritto i segni affinché noi li possiamo conoscere, ma non ci ha dato un comandamento che voi dovete predicare questa dottrina. Cari che si definite trinitariani, allora il Signore non ci ha insegnato nella parola di Dio che io devo predicare la Trinità. Anche se questo termine non si trova neanche nella parola di Dio. Cari unitariani, nella parola di Dio non ci ha insegnato il nostro maestro che io mi devo distanziare da tutti voi perché io sono unitariano. Questa è una dottrina umana. Eppure tutti gli altri voi che predestinazione. Il Signore non ci ha mai insegnati che io devo andare a predicare alle pecore, alle anime, la dottrina della predestinazione. Tutto ciò è una invenzione umana. Anche se non ti sta tanto comodo, e magari ti starà stretto questo che sto confessando, ma allora vuole collegarlo tutto ciò che ho detto con la parola di Dio. Allora ho conosciuto e ho fatto parte delle chiese pentecostali in cui alzavano la bandiera e confessavano: noi siamo trinitariani. Allora, va bene, gloria a Dio. Io ero ignorante, non capivo questa cosa. A me mi stava bene tutto. Se mi dicevi in quell'epoca che tu sei sia trinitariano sia unitariano, a me mi stava bene tutto. Mi stava bene tutto perché io vivevo nell'ignoranza. Perché la dottrina che si predicava sul pulpito non era questo che Dio voleva. Affinché i miei occhi si aprissero, affinché i miei occhi comprendessero la parola di Dio e che la mia vita si guidava verso la santità. L'unica dottrina che ha predicato Gesù Cristo, il nostro Maestro, è la santità, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Alleluia. Vi chiedo perdono che prendo questa autorità di parlare con tono autoritario, però è molto grave ciò che sta succedendo in mezzo ai credenti. È da tempo che volevo lasciare questo appello. Il Signore oggi mi ha dato la grazia e voglio prendere questi 10 minuti per parlare un po' di questa cosa qua. Nel capitolo 5 dei Galati sta scritto: le opere della carne sono, e me le elenco solo tre: rise, ire, gelosie, anzi di più, contese, divisioni. Notate bene, mette l'enfasi su questa opera della carne, divisioni, e tutti con loro che stanno aggrappato forte a queste dottrine umane stanno contribuendo per la divisione del corpo di Cristo, con loro che veramente vogliono conoscere Cristo. State contribuendo per la divisione del corpo invece di pacificare il corpo di Cristo, invece di riunire i fratelli, alleluia, perché Gesù Cristo non ci ha dato queste dottrine di predicare. Se sto sbagliando, mostratemi dove Cristo ha predicato la dottrina della Trinità, dove Cristo ha predicato la dottrina dell'unità, dove Cristo ha predicato la dottrina della predestinazione. Ciò che tu leggi e la interpreti al modo proprio. Oggi ti voglio dire, fai attenzione. Fai attenzione. Caro, chiunque tu sia che mi hai fatto l'invito al ravvedimento, io ti ringrazio, ma io sono già ravveduto. Alleluia. Io amo il mio Signore con tutto il mio cuore. Non c'è nulla al mondo che possa influenzare tra me e lui, perché dimoro nella sua parola giorno e notte, alleluia, e questa è la mia vittoria, questa è la mia arma forte. Ma io voglio dirti a te questo consiglio: con la tua dottrina che tu stai pulsando e stai insistendo, come tanti altri, stai contribuendo per la divisione. Mi comprendi cosa voglio dire?
Stai contribuendo per la divisione. La parola di Dio dice la divisione è l'opera della carne. Forse sei ancora nella carne. Che il Signore ci aiuti. Alleluia. Va bene, voglio entrare in tema che abbiamo già cominciato. Alleluia. L'ultimo video. Noi abbiamo parlato del battesimo e con la grazia del Signore abbiamo visto anche per mezzo della parola di Dio, alleluia, come sta scritto nella lettera ai Romani, vari versetti che abbiamo notato. Chi vuole può ritornare a vedere il video precedente, che abbiamo detto che il battesimo è una dimostrazione pubblica di ciò che è già successo prima. Alleluia. Abbiamo preso un esempio molto importante e molto bello. Se vi ricordate che abbiamo preso una tazza di tè e quel fratello ha voluto dimostrare a uno dei fratelli giovani per poter intendere cosa significa essere battezzato in Cristo, alleluia, nella sua morte e nella sua resurrezione. Allora mette questo cubetto di zucchero nello tè e comincia a mischiarlo. E poi gli chiese al giovane fratello: puoi dirmi ora dov'è lo zucchero e dov'è lo tè? E lui disse: no, è impossibile a distinguere adesso, a separarli. Gloria al nome del Signore. È così che è successo con noi. È impossibile che ci separiamo da Cristo. È impossibile. Teoricamente. Perché Cristo lo ha già compiuto quest'opera. Tu non puoi essere separato dall'opera, perché se noi diciamo teoricamente che quest'opera non è tanto impossibile, perché io non vivo per Cristo, se tu non vivi per Cristo, sono i fatti tuoi, ma Cristo l'ha compiuto l'opera anche per te. Così che tu non sei escluso dall'opera che Cristo ha compiuto, sia dalla sua morte, sia dalla sua resurrezione, così che tutti gli uomini, tutta l'umanità è compreso in quest'opera. Però sarai partecipe di quest'opera se tu lo accetti, alleluia, come l'opera di salvezza per la tua vita. Allora tu diventerai come questo zucchero e il tè, che poi diventeranno inseparabili, non li possiamo più distinguere perché sono sciolti l'uno nell'altro, disse quel giovane fratello. È impossibile che noi li separiamo. Comprendete cosa significa? È impossibile. Alleluia. E tu l'opera lo hai, cioè, lo hai ricevuto per fede. Allora, per fede continui, alleluia, di fortificarsi, di maturarsi, di crescerci in questa novità di vita. Alleluia. Allora, la nostra morte, abbiamo detto il video scorso, la nostra morte e la sua sono così profondamente identificate che è impossibile a distinguerli. Allora, diciamo che siamo nuove creature, alleluia, per la gloria di Dio. Allora, abbiamo rivestito la natura di Cristo, non è merito tuo. Perché tanti rifiutano questo tipo di parlare, ma sta scritto nella parola di Dio. Non è un mio pensiero che ho cominciato a raccogliere delle opinioni e voglio darvi a voi, perché io non intendo. Ma ringrazio il Signore che mi dà la gioia di poter condividere ciò che Lui mi ha rivelato. Alleluia, perché sono molto importante, essendo il dovere di condividerlo, gloria al nome del Signore. Con Romani 6. Verso 2 sta scritto: noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Allora, quando vediamo che certe cose ancora si trovano nella nostra vita, non significa che noi siamo nuove creature, però il Signore ci sta pulendo piano piano. No, carissimi, questa è una teoria molto sbagliata. Non è predicato mai nella Bibbia questa cosa. Che significa che il Signore ha preso questa reliquia vecchia, la sta sistemando, li sta chiudendo i buchi. Il Signore ha fatto un'opera nuova. La vogliamo capire questa cosa una volta per sempre?
A me mi chiamano Arben. Ah, il Signore nella mia vita non ha riparato l'Arben vecchio. L'Arben vecchio meritava solo la morte, era destinato alla morte. La carne era corrotta, l'altura che era dentro di lui era corrotta, era già condannata con diavolo per l'eterno. Allora, come ha fatto Dio? L'opera di Cristo non è che ha riparato il vecchio uomo. Chi vi insegna una tale cosa, rigettatelo per favore. Scrutate la scrittura perché Dio vi parlerà, Dio vi rivelerà, alleluia, la potenza della sua opera. Dio non ha fatto un'opera zoppa, affinché tu oggi puoi confessare con la tua bocca che sono figlio di Dio, nato di nuovo, e ancora la tua vita è attratto dalla carne, dal peccato. È impossibile questa cosa qua. La parola di Dio la confessa. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? E arriviamo in questa conclusione, alleluia, che la nostra morte è così talmente profonda, collegata con la morte di Cristo, che è impossibile distinguerlo. Ecco perché il Signore confessa: tu sei la luce del mondo. Ma nel versetto precedente il Signore confessa che io sono la luce del mondo. Allora, quale di questi due persone è la luce del mondo? È Cristo o sei tu? Alleluia. E nella lettera dei Corinzi sta scritto: Cristo in me è la speranza della gloria. È Cristo in te la luce. Ecco perché tu sei diventato luce per il mondo, perché Cristo vive in te, ma Cristo è il ministro del peccato. Una volta mi fu chiesto da alcuni fratelli, mentre discutevamo di questi argomenti, e disse: ma fratello Arber, ma tu non pecchi mai? Alleluia. Allora fammi le domande un po' più precise. E mi disse: sì, te le faccio più indirizzate le domande. Ma tu non odi mai, fratello Arben? No, per la carità di Dio, per la grazia di Dio, io non odio più. L'odio nel mio cuore non ha più posto. Cosa puoi dire? Mi vuoi dare del bugiardo? Ti ringrazio. Ma io lo stesso non odio più, anche se tu mi dai del bugiardo. Anzi, io ti amo anche a te. Allora, fratello Arben mi ha detto: ma tu non dici mai una parolaccia più? No! Per la gloria di Dio, perché non sono io che conduco più adesso la mia carne, è Cristo in me. Come può dire la bocca di Cristo una parolaccia? Alleluia. E tutto ciò, carissimi nella grazia, succede perché noi ancora abbiamo difficoltà di comprendere questo che è successo nella nostra vita, come noi siamo intrecciati nell'opera di Cristo, come Cristo è sceso a abitare in noi, in quale maniera, con quale potenza e con quale scopo. Alleluia. Abbiamo visto che tutto ciò che noi confessiamo di nuova, di nascita nuova, allora va dimostrato per mezzo del battesimo, che noi non ci vergogniamo più. Alleluia. Vogliamo confessare al mondo intero, dobbiamo gridare a quattro venti: io sono una nuova creatura, perché io stavo morendo. Stavo morendo. Io stavo già preparando il mio suicidio. Cristo mi ha salvato. Alleluia. Come posso star zitto io? Come posso tenere chiusa la mia bocca? Quell'opera così potente che è successo nella mia vita, come la posso tenere per me? È la presenza del Consolatore, alleluia, che Cristo ha promesso. Disse: quando, alleluia, il Padre vi manderà il Consolatore, voi testimonierete, voi andate a predicare il Vangelo. Ma è successa una cosa importante affinché noi possiamo fare queste cose. Io prima facevo il male, ero schiavo del male, schiavo del peccato. Cristo mi ha salvato, mi ha messo a morte, non c'è più vecchio Arben, è un nuovo Arben, alleluia. Perché ti sembra impossibile? Ti sembra strano quando se io ti confesso che io non pecco? Sono un bestemmiatore forse, no? Secondo alcuni.
No. Ho i difetti, ho le debolezze, ma non ho il peccato. Il peccato dentro di me non vive più, perché Cristo mi ha liberato dalla natura del peccato. E se voi volete ricordare nei video precedenti, il peccato, fratelli, non è più l'azione che tu fai, ma è la natura che produce queste azioni. Allora, se Cristo l'ha sradicato questa natura, quest'albero che produceva continuamente le mele, come fa a produrre ancora le mele se quest'albero è tagliato dalle radici? Quale fonte fa portare vita in questi rami affinché quest'albero continui ancora a produrre? Questo è un invito, fratelli. È un invito alla santità, è un invito a intrecciare inseparabilmente nell'opera di Cristo. Non è una vanagloria. Non sono qua per vantarmi davanti a voi, che io sono migliore di voi. Io sforzo, tratto duramente il mio corpo, come dice l'Apostolo Paolo. Abbiamo degli esempi indiscutibili nella parola di Dio. Tratto duramente il mio corpo perché dopo aver parlato a tanti, io stesso sia squalificato. È per la gloria del nostro Signore. Ritorniamo di nuovo a ripetere, Cristo in me è la speranza della gloria. Non tu in te, non io in me, ma Cristo in me è la speranza della gloria. Permetti a Gesù Cristo, alleluia, di aprire la tua mente affinché tu comprendi e vedi pienamente l'opera che lui ha compiuto nella tua vita. Gloria al nome del Signore, alleluia. E oggi volevo condividere con voi la resurrezione in novità di vita. Alleluia. In novità di vita, in una vita nuova, completamente nuova. La tua vita come nato di nuovo è completamente nuova, non ha nulla a che fare con la tua vita vecchia. Non facciamo delle domande stupide, superficiali. Ma io vado lo stesso al lavoro, vado al negozio a comprare. Questa non c'entra con il tema che stiamo discutendo. C'entra con l'uomo che è creato dentro di te. Il Vangelo si predica per la vita eterna, non si predica come tu andrai al negozio a comprare, soddisfare i desideri di questa vita, come andrai avanti fino alla morte, come ti guarderai, come ti guadagnerai, come ti preoccuperai, come crescerai i figli. La predicazione del Vangelo riguarda la vita eterna. E prima lo capiamo questa cosa, prima noi continueremo a viverlo questa cosa, e prima saremo speranza per le anime perdute. Alleluia. Tu sei una nuova creatura. Alleluia. Dimenticalo. Il tuo uomo vecchio, Cristo lo ha messo alla morte, non esiste più. Prima tu la credi questa cosa, prima tu vivrai la vita nuova di Cristo, alleluia. Prima tu avrai la potenza di Cristo dentro di te, prima tu sarai luce per questo mondo e sale per questa terra, alleluia. Allora vogliamo leggere nella lettera a Romani, alleluia, per continuare questa meditazione. Nel capitolo 6, verso 5, e sta scritto: poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Io sono più che vincitore in Cristo che mi fortifica. Alleluia. Una vita nuova. Un'epoca nuova. Una via nuova, una visualità nuova, una mente nuova, un cuore nuovo, è tutto nuovo, fratelli. Tutto è fatta nuova, alleluia. Gloria al nome del Signore. Per quel che riguarda la risurrezione, il simbolo è diverso perché qualcosa di nuovo è introdotto. Io sono battezzato nella sua morte, ma no, non entro nella stessa maniera nella sua resurrezione, perché
Dio sia lodato, la sua resurrezione entra in me per darmi una vita nuova. Per avere la vita nuova, prima devi morire. Cristo prima, per poter risorgere, è dovuto morire. E tu non puoi diventare una nuova creatura se ancora non sei morto alla vecchia vita, al vecchio uomo, alla vecchia natura, alla vecchia modo di ragionare, di guardare, di parlare. Ecco perché, oh alleluia, sta scritto che, ecco, quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Non dice è una riparata creatura, è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate oltre e tutto è fatta nuova, alleluia. Gloria al nome del Signore. Andiamo a vedere ancora, alleluia. Nella resurrezione, benché questo rimanga vero, un nuovo accento è messo su Cristo in me. Alleluia. Come può Cristo rendermi partecipe della sua vita di resurrezione? Com'è che ricevo questa vita nuova? Gloria al nome del Signore. Alleluia. Credo che Paolo presenti un ottimo esempio con le parole che adopera: divenuti una stessa cosa con lui. Divenuti uno con lui. Uno, non due. Uno con lui. Sei una nuova creatura? Tu sei uno con Cristo. Alleluia. Dice la parola di Dio. Divenuti uno. Alleluia. Con Cristo. Poiché le parole tradotte in divenuti una stessa cosa hanno dal greco il significato dell'innesto. Alleluia. Noi siamo innestati in Cristo, nell'opera che Cristo ha compiuto. Alleluia. Siamo divenuti uno con Lui. Alleluia. Descrivono meravigliosamente l'immagine della vita di Cristo che viene a noi con la resurrezione, alleluia. E questo fratello adesso ci mostra un fatto di agricoltura che è molto importante e vi pregherei di dare molta attenzione a questa storiella che leggeremo. Alleluia. Come avviene l'innesto in un albero. Alleluia. E voglio leggere questa conversazione di questo fratello con un agricoltore, per poter comprendere noi ancora meglio e chiaramente cosa è successo con noi e Cristo. Allora, visitai un giorno a Fukin, una città di Cina, un uomo proprietario di un frutteto di Longjian. Allora, aveva tanti alberi di Longjian. L'albero di Longjian è un albero originario della Cina. Il suo frutto è grosso come un'albicocca ed ha il nocciolo rotondo, una buccia simile a carta secca, bruno, chiaro, polpa deliziosa, bianca, simile all'uva. Si mangia fresco e secco ed i cinesi apprezzano per il suo valore nutritivo. La descrizione del frutteto che aveva questo uomo. Alleluia. E disse, possedeva qualche centinaio di ettari di terreno e circa 300 alberi fruttiferi. Gli domandai se quegli alberi erano stati innestati oppure erano piante naturali. Pensate, mi disse, che sprecherei la mia terra non coltivando alberi innestati? Allora gli dà una grande importanza a quest'albero, l'innestato, all'innesto. Dice lui, non spreco la mia terra piantando gli alberi solo naturali. E dice, gli domandai allora di spiegarmi il procedimento dell'innesto, ciò che fece volentieri. Quando un albero ha raggiunto una certa altezza, taglio la sommità e lo faccio e gli faccio l'innesto, mi disse. Poi, accennandomi un albero, continuo. Vedete quest'albero? Io lo chiamo l'albero padre, perché
tutti gli innesti necessari agli altri alberi vengono da quest'albero. Alleluia. Se gli altri alberi fossero stati abbandonati semplicemente al loro sviluppo naturale, i loro frutti non avrebbero che la grossezza di un lampone e sarebbero fatti essenzialmente di una buccia spessa e di semi. Alleluia. Quest'albero dal quale viene tolto l'innesto per tutti gli altri produce un frutto gustoso della grossezza di una prugna con una superficie fine. Dal piccolo seme naturalmente tutti gli alberi innestati producono un medesimo frutto. Come può avvenire questo? Gli domandai. Prendo semplicemente un po' della natura di questo solo albero che lo abbiamo chiamato l'albero padre. Quell'agricoltore disse al fratello che io prendo un po' della natura di quest'albero per trasmetterlo agli altri, mi spiegò. Faccio un intaglio nell'albero selvatico e vi inserisco un elemento di questo buono. Quindi lo leggo e lo lascio crescere. Ma come cresce? Domandai. Non lo so, dice l'agricoltore. Rispose, ma cresce. Io non lo so come cresce, ma vedo il fatto che quest'albero cresce. Ma come cresce? Domandai. Non lo so. In seguito, egli mi fece vedere un albero che produceva piccoli, miseri frutti da un vecchio tronco sotto l'innesto, mentre un ricco frutto succulento, alleluia, cresceva dal nuovo tronco sopra l'innesto. Ho lasciato i vecchi germogli con il loro frutto inutile per dimostrare la differenza. Disse, da questi potete vedere il valore dell'innesto. Capite ora la ragione per la quale non ho coltivato se non alberi innestati? Come può un albero produrre il frutto di un altro? Come può un albero selvatico produrre frutti buoni? Alleluia! Soltanto con l'innesto. Come fa l'uomo malvagio di liberarsi dalla natura malvagia, peccaminosa, condannata? Soltanto per la grazia di Cristo, per l'opera che a lui ha compiuto. Alleluia! Ma se un uomo può innestare il ramo di un albero in un altro albero, Dio non può prendere la vita di suo figlio e innestarla in voi? Alleluia! Possiamo comprendere ciò che stiamo leggendo? Ripeto questa frase molto bella e importante. Se un uomo può innestare il ramo di un albero in un altro albero, Dio non può prendere la vita del suo figlio ed innestarla in voi? Alleluia. Allora, una donna si bruciò gravemente le braccia e fu trasportata all'ospedale. Per evitare una forte contrazione dei tessuti, in seguito alla cicatriciazione, si ritiene necessario innestare un pezzo di pelle nuova sulla pelle colpita. Ma il medico tentava invano di trapiantare la pelle della donna stessa sulle sue braccia. A causa dell'età e di una cattiva alimentazione, il trapianto della propria pelle si dimostrò troppo debole e non faceva presa. Un'infermiera straniera offrì allora un pezzo di pelle e l'operazione riuscì pienamente. Comprendete cosa possiamo capire da questo esempio? Una donna anziana con la pelle, possiamo immaginare che è troppo, non è stesa, forte, sana, però è debole con le rughe. Allora il medico ha provato a prendere da un'altra parte del corpo di questa donna il pelle per poter fare il trapianto, a mettere nella parte bruciata. Ma l'operazione non procede con risultato perché questa pelle era debole. Però una donna giovane, dice
il fratello, in questo esempio, offrì una pelle giovane, ben nutrita, forte, un tessuto forte. Allora l'operazione è riuscita. Ecco perché il Signore disse: non possiamo mettere una stoffa vecchia, perché si straceranno tutte e due entrambi. Ecco perché ancora il Signore oggi vuole ricordarci che l'opera che Lui ha compiuto in Cristo è un'opera del tutto nuova. Alleluia. Allora, voi domanderete: come poteva la pelle di un'altra crescere sulle braccia di quella donna? Io non lo so, ma so che ciò è stato fatto. Alleluia. Se un chirurgo di questo mondo può innestare un frammento di pelle presso da un essere umano per trapiantarlo in un altro, il divino chirurgo non può trapiantare la vita di suo figlio in me? Se un medico è capace di fare una tale operazione, il nostro Padre Celeste non è capace di prendere la vita del suo figlio e trapiantarlo nella mia carne mortale. Alleluia. Oh Signore, io non so come Egli lo fa e nessuno di noi lo sa come Dio ci ha fatti diventare nuove creature. Nessuno non lo sa, ma noi vediamo il frutto. Ecco perché il Signore oggi nella sua parola vuole invitarti. Lì stai vedendo i frutti della nuova creazione nella tua vita. Andiamo a cercare nella parola di Dio quali sono i frutti della nuova creazione. Come un uomo nato di nuovo, come Gesù la descrive un uomo nato di nuovo, come gli apostoli la descrivono un uomo nato di nuovo. Alleluia. È molto facile, fratelli. È difficile per chi non vuole conoscere, ma per chi veramente ha lo zelo per riscoprire le profondità del Signore. Alleluia. Lui dice: se mi cercate con tutto il vostro cuore, io mi faccio trovare, io mi lascerò trovare, alleluia. Se questi uomini hanno questa tale intelligenza, tale potenza, che tra un albero togliendo un pezzo e mettendo nell'altro albero, tutti e due fanno un unico frutto, il nostro Signore non ha il potere di trapiantare nella nostra vita, alleluia, la vita del suo figlio? Io non so come lui lo faccia, ma so che il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non ne sa né da dove viene e né dove va. Così è chiunque che è nato dallo Spirito Santo. Alleluia, alleluia, gloria al nome del Signore. Noi non possiamo far nulla, non abbiamo nulla da fare per contribuirvi. Perché? Con la resurrezione Dio ha già compiuto tutto. Noi non possiamo mettere neanche un dito. Alleluia. Perché con la resurrezione di Cristo Dio ha già compiuto tutto. Allora, Dio ha compiuto tutto. C'è una sola vita feconda nel mondo ed è stata innestata in milioni da altre vite. Nel mondo esiste solo una vita feconda, una vita che produce, una vita che, alleluia, dà il vero senso di esistere. E questa è stata innestata in centinaia di migliaia oppure di milioni di altre vite. Noi la chiamiamo la nuova nascita. Questa è la vita nuova che è stata trapiantata, ma non è una vita come noi la fantasiamo. Noi facciamo le nostre fantasie, come può essere la nuova vita. Cominciamo a scoprire, a inventare dottrine di queste, ma il Signore dice: c'è un nome solo. La nuova vita è la vita di Cristo che è trapiantata in te. Non è una tua vita. Non è per i meriti tuoi e i miei. Alleluia.
La nuova nascita è l'infusione di una nuova vita che non possedevo io prima. Non è una trasformazione della mia vita naturale, è un'altra vita, una vita interamente nuova, assolutamente divina, che è divenuta la mia vita. Abbiamo detto che è una vita completamente nuova, assolutamente divina, è la vita di Cristo. Cristo è divino, Cristo è il nostro Re. Allora puoi ancora oggi confessare che sei una nuova creatura? Hai una tale vita dentro nel tuo cuore? Alleluia. Non è per voi, è anche per me. Alleluia. Questo messaggio si rivolge a me per primo. Abbiamo questa tale vita completamente divina dentro di noi per poter confessare che io sono una nuova creatura e tutte le cose vecchie sono andate via e tutte le altre cose sono fatte nuove. Abbiamo la consapevolezza di avere questa tale vita divina, non umana. È la vita divina che è sceso dentro di te, lo Spirito Santo, alleluia. Si chiama Santo perché viene dall'alto. E questo Santo produce una vita santa, alleluia. Ma a volte non riusciamo a viverlo perché non lo crediamo veramente. Che è mai accaduto un tale miracolo in noi? E per la misericordia di Dio che ha avuto per noi e per la sua grazia, una tale vita è reale. Alleluia. E tanti uomini la vivono ora su questa terra, una tale vita. La vita divina. Lo ha vissuto l'Apostolo Paolo, lo ha vissuto tutti i discepoli insieme a lui, lo ha vissuto Apostolo Pietro, lo ha vissuto Apostolo Giovanni. Perché noi mettiamo in dubbio che noi non siamo in grado di vivere una tale vita? Eppure confessiamo che siamo nuove creature. In chi? E per cosa? Allora. Il Signore ha messo fine alla vecchia creazione con la croce del suo Figlio, per poter introdurre con la resurrezione una nuova creazione in Cristo. Egli ha chiuso la porta all'antico regno di tenebre e mi ha fatto entrare nel regno del suo amato Figlio. Io esulto per il fatto che tutto è stato compiuto. Alleluia, gloria al nome del Signore. Che per la croce del nostro Signore Gesù Cristo questo vecchio mondo è stato crocifisso a me ed io sono stato crocifisso per questo mondo, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati capitolo 6 verso 14. Ripetila insieme a me e ripetiamola insieme entrambi con la parola di Dio. Il mondo è stato crocifisso per me ed io sono stato crocifisso per il mondo. Tu sei morto al mondo. La vuoi credere questa cosa? Tu sei morto al mondo. Non lasciarti trasportare dalle voci bugiardi, dagli inganni, dalle tentazioni di Satana, dalle interpretazioni umane. L'opera di Cristo è indiscutibile, è unica. Alleluia. E lo ha fatto per te affinché tu la possa vivere da ora. Su questa carne, da ora, perché gli altri uomini suoi lo hanno già vissuto su questa carne, questa vita completamente divina, che si chiama la nuova nascita, alleluia. Il mio battesimo è la testimonianza pubblica che io rendo di questo fatto. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ciò che sta scritto nella lettera ai Romani 10:10. Alleluia. E oggi, per la grazia del Signore, abbiamo parlato della resurrezione in novità di vita. È una cosa reale, alleluia, e che noi la possiamo vivere. Io voglio notare il prossimo tema,
parleremo per il cammino per andare oltre, come dobbiamo presentarsi a noi a Dio. Alleluia. E volevo prendere un riferimento che sta scritto nella lettera ai Romani, capitolo 6, sempre. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Questo è il richiamo per il prossimo video. Che il Signore ci benedica insieme, ci conferisca ancora grazia, misericordia, pietà e perdono perché ne abbiamo continuamente bisogno. Io vi abbraccio nell'amore del Signore, alleluia, e vi saluto fino al prossimo video. Che la pace del Signore sia con voi.